siamo a Bobbio Pellice, davanti alla caserma degli Alpini, che è stato poi sede della milizia dei Moru, quindi fascisti, durante il periodo della Resistenza. Qui la caserma ha subito due attacchi, un attacco fatto subito a dicembre del 43 che è fallito, non è riuscito per inesperienza dei gruppi partigiani, e poi con il secondo attacco invece dopo tre giorni di combattimento è stata presa la caserma. Sono stati presi i militari d'ostaggio, circa una quarantina di ostaggi, che poi sono stati scambiati con degli ostaggi. Il secondo combattimento, o il secondo attacco alla caserma, è caratterizzato dal cosiddetto attacco Chankun, che i partigiani avevano delle bombe, ma non avevano il mortaio per lanciarle, e quindi venivano lanciate a mano queste bombe con un innesco di una bomba a mano, quindi venivano buttate delle bombe del mortaio con un innesco. La caduta della caserma poi è avvenuta quando, con il combattimento di Rio Cross, sono riusciti a impossessarsi di un mortaio. Allora, con il mortaio sono riusciti a completare l'attacco. La caserma era andata quasi distrutta, adesso è stata ristrutturata nel 2009 e è diventato un centro vacanze.